Il pistolero stanco attraversa lentamente il saloon. La lunga strada da Cheyenne si fa sentire. Chi è che ha parlato? Si guarda intorno con diffidenza. Essere stato tanti anni dalla parte sbagliata della legge gli ha insegnato che un tipo tosto può riuscire a cavarsi dai guai, ma uno intelligente non ci si mette mai. Ehi, falla finita, voglio solo farmi un goccio di whisky in santa pace. Ma il pistolero non trova pace, soprattutto se i fratelli Anderson, lì in un angolo, vogliono ucciderlo per incassare la taglia di $200 sulla sua testa. È vero? Voi ragazzini vorreste provare ad ammazzarmi come dice la voce? Ah... No? Disse mentendo il più grande dei due fratelli. Come sai che sto mentendo? Chiese il più vecchio dei fratelli all'aria. No, non l'ho chiesto all'aria, sto domandando a te, fottutissima... Voce. Disse il più vecchio dei fratelli Anderson. La smetti di dire disse il più vecchio dei fratelli Anderson? Implorò Tommy. Il più vecchio dei fratelli Anderson. Nel frattempo, il più giovane dei fratelli Anderson cominciò ad accarezzare il calcio della pistola con la mano destra. Col vecchio trucco dell'attento alle spalle pensava di indurre il pistolero a voltarsi così da sparargli alla schiena. No, non è vero! No, andiamo, Johnny, ancora con quello stupido trucco. Cosa poteva avere questa volta alle spalle? Niente. Johnny mentì. Avrebbe detto un orso. Oh, andiamo! Un orso, Johnny? In un saloon? Il viso di Johnny arrossì. Cominciò a desiderare di trovarsi in un altro posto, a casa, a letto, con le sue bambole. Andiamo, io non ho nessuna bambola. Per calmarsi si immaginò mentre pettinava i capelli delle sue bambole, versando loro del tè. No! Aspetta, aspetta, aspetta. Giochi con le bambole, versando loro del tè? Ma comprendendo la vulnerabilità del giovane Anderson, il cuore del rude pistolero si intenerì improvvisamente. No, assolutamente no! Dentro di sé un mare di emozioni confuse vennero a galla all'improvviso. No! Iniziò ad immaginare se stesso mentre tenendo in braccio il giovane Anderson gli carezzava la testa unta. No! Immaginò il suo primo bacio al giovane Anderson. No! Entrambi ridevano sul fatto di come si abbuffò tutto ciò. Entrambi sanno che accadrà. Non sto affatto immaginando una cosa del genere! Invece sì. No, invece no! E invece sì. Invece no, e questa è l'ultima volta che lo ripeto! E invece sì. Maledizione! Perché voi due non vi prendete una camera? Ehi, perché dovremmo stare a sentire questa maledetta voce? A quel punto al pistolero venne un'idea. Ehi, tu. Io? Pensa a un numero fra 1 e 100 e vedremo se questa fottuta voce sa davvero quello che pensiamo. Ok, ce l'ho. Sally la puttana cominciò a pensare al suo numero fortunato, ovvero il 32, ma poi le vennero in mente le sue parti intime e al prurito che aveva prima di cambiare idea sul numero, e pensò quindi al 76, il suo secondo numero fortunato. La voce ha ragione! Il 32 è il mio numero fortunato, ma poi ho cambiato idea e ho deciso per il 76! E riguardo la patata? È da sabato scorso che mi prude terribilmente, Bill. Tu ne sai qualcosa? No. Invece sì, ma torneremo da lui tra un minuto. Sembra che la voce la sappia lunga su di noi. Il pistolero si accorse per la prima volta che il barista era un nero, cosa inusuale nel West, ma il pistolero non aveva niente in contrario a riguardo. Grazie. La gente era orgogliosa del fatto di avere un nero come barista. È vero. Ma il loro sentimento resterebbe tale se sapessero che Sam era stato a letto con la moglie di Ned Schilling. Come? Calmati, Ned, rilassati. Tutti quanti in paese si sono fatti tua moglie. Colpevole. Già, è vero. E con la sorella di Elijah Jessup. Ok, adesso lo ammazzo. Attento a te, Jessup. Metti via il tuo ferro, ti faccio a pezzi. E questa musica? Ha qualcosa di funesto, vero? Funesto? Che significa? Insomma, qualcosa di brutto sta per accadere. Tipo un inutile duello. L'atmosfera è quella giusta per una fantastica ballata della morte. Il sangue verrà versato, ma chi premerà il grilletto per primo? Aspettate un attimo, ballata della morte? Ma che diavolo? Io penso che questa voce voglia che ci uccidiamo a vicenda. Nel frattempo il pistolero pensò di aprire il fuoco facendo fuori Tommy per... No, aspetta! Questo è davvero falso, vedi? La mia mano è lontanissima dalla pistola. Ok, mi avete beccato. Non era vero. Ma questo lo è. Ieri, Tommy Anderson ha fatto l'amore con la moglie di Bill Jessup. No! Hai fatto sesso con nostra mamma? Era una
Cosa del genere? Sei un uomo morto, Anderson! Disse Gabriel, che aveva appena lasciato un carico di crema nel retro della veranda della moglie di suo fratello. Volevo dire, nel culo di sua cognata. Che cosa? Come hai potuto farlo a tuo fratello? Nonostante Bill abbia reagito con disgusto, non ha mai perso l'ironia della cosa. Sai cosa? So bene dove vuoi andare a parare e vorrei rimangiarmi il mio disgusto in questo preciso momento, se è possibile. Questo perché Bill si intrufolava regolarmente nella stalla di Paul Valentine. Ok, d'accordo, siamo tutti bravi ragazzi, qui penso che sarebbe il caso di lasciar perdere. Dove aveva fatto sesso con la pecora preferita di Paul, Marta. Oh, cavolo. Marta, Bill! La mia Marta! Ecco perché ho tutto quel prurito lì sotto. Sapete che c'è? Dovremmo fare tutti un respiro profondo. Siamo burattini nelle mani della voce. Certo, c'è stata un'incredibile abbondanza di infedeltà in questa città. E la brutalità potrebbe far cessare tutto questo. E io potrei essere pure gay. Ma se iniziassimo a spararci addosso, la voce vincerebbe. Io credo che la voce ci stia dando un'occasione. In un mondo dove i segreti più profondi e oscuri vengono svelati uno dopo l'altro, forse cesseremmo di fare tutte quelle cose peccaminose e cominceremo a tollerare quello che riguarda noi e di cui ci siamo sempre vergognati. Diavolo, questa potrebbe essere l'inizio di una nuova utopia, una società basata sulla giustizia e tolleranza, e non importa se sei ricco o povero. O una donna! Ma non lasciamoci trasportare. Il punto è che la voce ci ha mostrato la parte peggiore di noi stessi. È giunta l'ora di mostrare il meglio di noi. Chi è con me? Davvero un bel discorso, e le cose sarebbero potute andare diversamente se i presenti non avessero scoperto che il pistolero la notte prima sparò e uccise il figlio più piccolo di John McCullers perché aveva l'alito che puzzava come il culo di un cinese. Voi dovete essere Mr. McCullers, presumo. E fu davvero una ballata della morte. Quando l'orribile bagno di sangue cessò, nessuno restò in piedi. Tranne Sally, la puttana col prurito. Che festeggiò grattandosi la patata. Ma non sapeva che sarebbe morta sbranata da un lupo rabbioso il giorno dopo. Ma che cazzo!